Buongiorno a tutti, buona domenica 13 novembre 2022 e benvenuti alla rassegna stampa di oggi. Una domenica importante perché è l'ultima con il campionato che si chiude per quest'anno e ripartirà poi a gennaio. Ieri abbiamo avuto la vittoria del Napoli sull'Udinese, abbiamo avuto altri risultati come la vittoria del Lecce nello scontro salvezza con la Sampdoria e la vittoria anche del Bologna ieri sera con il Sassuolo. Oggi ci sono partite molto importanti perché tra poche ore ci sarà Atalanta-Inter, questa sera Juventus-Lazio, nel pomeriggio la Roma, alle 18 noi con la Fiorentina. E dunque la classifica per il 2022 si definirà oggi dopo le gare di campionato. Vediamo quali sono i temi nei quotidiani in edicola oggi. Cominciamo dalla Gazzetta dello Sport che apre con il mercato del Milan. Giustamente ieri Napoli vince per la 11ª volta di fila e la Gazzetta dello Sport dedica l'apertura al mercato del Milan. Formula rimonta, vedete Ziyech per gennaio con Adli in uscita e oggi c'è Giroud per la sfida alla Fiorentina. In alto il Napoli, Napoli re alla super sosta, 11 da record con l'Udinese show brividi, 11ª di fila e più 11, adesso chi sbaglia è perduto. Vedete qui la gioia dei giocatori del Napoli per un'altra grande impresa, Spalletti in volo ma occhio allo stop, l'analisi, naturalmente poi vedremo come riprenderà il campionato, perché se il Napoli dovesse continuare così naturalmente andrà a vincere, ma già a marzo ovviamente questo torneo. Bologna Tris al Sassuolo, il Lecce va e caos Sampdoria. Vedete il titolo dedicato alla sconfitta ieri sera della Samp in casa con il Lecce, è una situazione veramente molto molto delicata. Al di là dei temi di mercato però ci sono anche le partite per fortuna, e allora qui vedete Atalanta-Inter, carissimi nemici, Gasperini e Inzaghi sul filo dei nervi e dell'Europa, partita molto importante alle 12.30, poi nel pomeriggio Zaniolo e Radonjić di balla pronto a tutto talento nella sfida tra la Roma e il Torino, mentre dall'altra parte c'è il mercato con nell'incrocio tra Juventus e Lazio, Rabiot Milinkovic, in gioco c'è anche il futuro con Max. Rabiot pare che abbia chiesto insomma cifre importanti per il rinnovo del contratto, invece pare che in settimana la Juve si sia incontrata con l'agente di Milinkovic Savic. Questo per quel che riguarda la Gazzetta dello Sport, dove si parla anche del libro in uscita sulla la biografia di Zeman, che dice: ero juventino, sfiorai l'Inter e Totti al top, e poi l'incredibile arresto del procuratore dell'AIA che finisce in manette per un traffico di droga, e insomma dando corda a tutti quelli che ritengono che il mondo arbitrale italiano sia qualcosa di poco pulito, ecco. Ma comunque è un caso che deve essere accertato e dobbiamo essere garantisti da questo punto di vista. L'Italia Rugby batte l'Australia a Firenze, storica vittoria della nazionale italiana, e complimenti a loro, agli amici della palla ovale. Andiamo al Corriere dello Sport, che apre con neanche con Diego. Napoli Galattico asfalta l'Udinese 3-2, vola più 11 su Lazio e Milan. In alto vedete arrestato il PM degli arbitri, D'Onofrio, nominato procuratore quando era già indagato. Lei dice: noi ignari di tutto, Gravina, sono sconcertato. Apre Osimhen, restiamo sul calcio che è meglio, va. Apre Osimhen, Zielinski mette il timbro sul 2-0, poi Elmas realizza il 3-0, inutili lampi nel finale di Nestorowski e Samardžić, Spalletti dice: noi come marziani. Dall'altra parte Allegri-Sarri faccia a faccia, chi è l'antiluccio? C'è l'antiluccio non soltanto Juve-Lazio per il vertice, anche l'Inter a Bergamo e il Milan contro i Viola a caccia del ruolo di guastatore. Questo per quel che riguarda la prima pagina del Corriere dello Sport. Andiamo a vedere Tutto Sport, che apre: Juve per Allegri, non per Sarri. Doppio ex scalda la sfida, parla di Cagno, che può dare la sfida che può dare ai bianconeri la sesta vittoria consecutiva. Allenare la Lazio è un'altra cosa. Max ha svoltato con Rabiot e smettendola con le tiritere. Milik, esempio per chi è distratto dai mondiali. Vlahovic out e anche Immobile. In alto parla Juric, che dice: ritorno al futuro, Toro, voglio fare di meglio qui. Croato festeggia 500 giorni da granata, non mi bastano. Mourinho e Belotti, incroci pericolosi. Nella Samp vedete la contestazione che c'è stata ieri da parte dei tifosi dopo l'ennesima sconfitta. Samp nella bufera
Stankovic in bilico, umiliata dal Lecce e assediata dai tifosi. Lecce, dove va in gol anche il nostro Colombo con un bel sinistro, e poi fornisce anche a Banda l'assist per la rete del 2-0. Situazione molto difficile a Genova, sponda Samp, e intanto vedete qui c'è una dedica nel box ai nostri prossimi avversari, cioè ai nostri avversari di Champions League, il Tottenham, Estasi, Bentancur, City, che figura. Dopo un'intervista a Tutto Sport salva Conte, quindi merito dell'intervista a Tutto Sport, se Bentancur salva Conte. Ieri il Tottenham vince una partita clamorosa per intensità, per emozioni, contro il Leeds per 4-3, mentre il City invece cade in casa negli ultimi minuti contro il Brentford per 2-1. Le manette, vedete, sugli arbitri, è stato D'Onofrio, procuratore capo dell'AIA, droga e manette, bufera sugli arbitri, e poi salti da canguro, Australia KO è storia per quel che riguarda l'Italia del rugby. Queste sono le prime pagine dei giornali, e adesso andiamo a vedere invece all'interno di cosa si parla. Fortunatamente la Gazzetta dello Sport apre nelle prime pagine interne, anzi proprio a pagina 2, con il Napoli. Napoli spettacolo, notte a più 11. Il Maradona canta, 11 vittorie di fila, ma l'Udinese alla fine fa paura. Nuovo messaggio scudetto, triste di Osimhen, Zilinski al Mass, poi il blackout. Ora le big devono rispondere a questo favoloso Napoli, che vince per 3-2 sull'Udinese, ma insomma i due gol nel finale dei bianconeri servono più per il tabellino alla fine che per, come dire, assegnare qualche sorta di spavento al Napoli, che vince con grande merito, e poteva farne anche più di tre, perché se è vero che nel primo tempo ha fatto due tiri, due gol, poi nella ripresa ha avuto tante occasioni per fare altre reti. Veniamo al Napoli, veniamo al Milan, che è partita la ricarica la batteria. Milan, cambi per la rimonta, Ziyech soluzione dal mercato, Ballo Touré e Adli in uscita. Queste sono le prime indiscrezioni e voci che leggeremo poi per tutto l'inverno, di fatto, fino alla ripresa del campionato, perché a gennaio ci sarà il mercato, e quindi già adesso si comincia a parlare, cosa che avevamo, come dire, annunciato in un certo senso ieri. Ed è evidente che qui si anticipa un po' il futuro, diciamoci la verità, perché ogni volta che abbiamo parlato della rimonta Juve, il giorno dopo è arrivata sui giornali. Quando ieri abbiamo detto che non si parlava ancora di mercato Milan, oggi arriva sui giornali, e quindi il futuro è qui. Ma il futuro è anche e soprattutto la partita di oggi, perché se è vero che si fanno nomi, qui vedete come quello di Okafor, Broia del ragazzo del Chelsea, che ieri ha perso contro il Newcastle, insomma ci sono tante voci, ma il futuro più stringente è quello di questa sera, è quello della partita di questa sera contro la Fiorentina, partita importantissima della quale abbiamo parlato ieri. Se vi fa piacere potete andare a rivedere il video di ieri sera. Pioli intanto ritrova Giroud il 9 per il meno 8, ritrova il bomber e lancia il Milan, e dice: fallisce solo chi si arrende. Tornano anche Teo e Leao, rossoneri per il secondo posto, San Siro ancora esaurito. La formazione del Milan dovrebbe essere quella annunciata, con Tatarusano in porta, Kalulu, Ciao, Tomori e Teo in difesa, Tonali, Benassi a centrocampo, Leao, Krunic e Diaz alle spalle di Giroud. La Fiorentina dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1, Terracciano, Dodò e Biraghi i terzini, Milenkovic e Martinez quarta in difesa, Amrabat e Mandragola a centrocampo, con Iconé, Bonaventura e Kwame alle spalle di Jovic. Questa dovrebbe essere la formazione della Fiorentina anti-Milan. Questo per quel che riguarda i nostri ragazzi. Poi c'è, come vi dicevo, un approfondimento legato ai compiti per la sosta. Pioli, Allegri e Inzaghi, così si deve ripartire. Ci sono un po' di indicazioni. Pioli studierà qualche novità, come nello stop per il lockdown. Un'altra cosa che avevamo detto noi, e quindi anticipiamo il futuro. Nel 2020, con la ferma per virus, il tecnico brevetto il 4-2-3-1 rifarà qualcosa di simile. Auguriamoci naturalmente che possa ritrovare trovare nuove idee, anche se poi in realtà ricordo a tutti che il Milan resta seconda in classifica, poi vedremo oggi cosa accadrà, e qualificato agli ottavi di finale di Champions League, perché insomma, da come si scrive anche un po' dall'umore dei tifosi, sembra che la squadra sia in lotta per la salvezza e sia stata eliminata al primo girone di Conference da, non lo so, una squadra moldava, ecco, tanto per dire. Juventus, poi vedete, serve il recupero del vero Pogba, come compensare il deficit, eccetera, l'Inter, eccetera. Zaccheroni dice: ci guadagna chi insegue, il Napoli può perdere ritmo. Vedremo insomma se questo accadrà davvero. Nel frattempo, questa sera, come dicevamo, la Juve sfida il futuro, Rabiot e Sergei solo l'inizio, secondo round sul mercato.
I bianconeri si godono il francese che difficilmente rinnoverà e puntano a fermare la Lazio di Milinkovic, prima scelta per sostituirlo in estate. Allegri dice: dobbiamo solo vincere, il Napoli vola, finiamo bene per essere pronti alla ripresa a gennaio. Vi ricordo, ci sarà anche la sfida proprio tra i partenopei e la Juventus questa sera, mentre Sarri torna a Torino senza Immobile, attacco leggero per restare secondi. Questa è l'ultima partita del 2022 della Serie A, quella che si giocherà stasera tra Juventus e Lazio. Alle 12.30 nel frattempo l'Atalanta ospita l'Inter, Gasperini e Inzaghi sul filo dei nervi, amici mai, vedete, i due allenatori si sono spesso punzecchiati in passato, sono a pari punti, la partita pesa per classifica e futuro. Romero al mondiale, nel frattempo Lukaku corsa contro il tempo, domani la risonanza, ma sarà nella lista. Sappiamo insomma quanto importante sia per tanti giocatori quello che inizierà tra una settimana in Qatar, ovvero appunto la Coppa del Mondo. C'è anche la sfida tra la Roma e il Torino, Zaniolo Radonjić al decollo, da una parte benzina azzurra per Nicolò, la Roma vuole tornare a correre, dall'altra parte invece Nemaja è cresciuto dalle ragazzate, la creatività che accende il Toro. Sfida interessante, anche se molto probabilmente non ricchissima di gol come quella di questa sera, però partita importante per le idee di classifica che potrà avere il Torino e anche per la posizione Champions della Roma. Il libro in uscita di Zeman, ero juventino, ho sfiorato l'Inter, Totti più grande, poi dice insomma su Maradona, la bellezza non ha prezzo, la biografia di questo straordinario personaggio che sappiamo tutti insomma si è spesso scagliato contro il sistema e soprattutto dal mio punto di vista ha proposto con il Foggia un calcio meraviglioso che consiglio di andare a vedere nel mio sito, trovate nella sezione calcio 360 un video proprio dove si mostra degli esempi del calcio di Zeman e della bellezza di quella squadra, tra l'altro rossonera. Chiudiamo con le partite di ieri, con il Lecce, vedete non si ferma più, la Sampdoria in crisi e contestata, Colombo e Banda per i pugliesi, 7 punti in 3 partite. Ci si domanda che cosa farà Stankovic, la squadra assediata negli spogliatoi. In serata la vittoria del Bologna, Tri che rialza la testa, Tris a uno spento Sassuolo, vince 3-0 la squadra di Thiago Motta che dunque si rialza dopo la scoppola rimediata a Milano, e poi la tempesta degli arbitri. Aia che tempesta, arbitri, arrestato il procuratore D'Onofrio per un traffico di droga incredibile, andate a leggervi la storia perché è veramente del cinematografico, ecco, quasi di un romanzo cinematografico, una storia incredibile maschere, di traffici, di personaggi dell'est utilizzati, una storia pazzesca. L'indagine su narcotraffico, la Federcalcio chiede gli atti, c'è il rischio di commissariamento, e insomma ci mancava pure questa per quel che riguarda gli arbitri in Italia. Bene, questo è tutto, io vi auguro una buona domenica, appuntamento intorno alle 18.50 nell'intervallo della partita per commentarne insieme, poi questa sera faremo il post partita ovviamente, e poi dopo il punto sulla Serie A, l'ultimo punto sulla Serie A di questo 2022. Buona domenica a tutti.